Andare. Stefano Eder del Mattino di Padova. Ciao Edoardo. Ciao. Primo tempo partiti bene, due buone occasioni, poi loro sono riusciti a creare, a ribaltare un po' l'equilibrio, il piatto della bilancia e il risultato sostanzialmente giusto. Nel secondo, obiettivamente, non si è visto quasi nulla. Come mai, secondo te? Ma io credo appunto, come dici te, siamo partiti molto bene, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti che non siamo riusciti a finalizzare. Poi secondo tempo un po', probabilmente un po' per il caldo, non siamo riusciti a trovare bene le distanze e abbiamo sofferto un po' di più il loro possesso palla. Poi è chiaro che potevamo fare di più e dobbiamo cercare di fare di più, però sapevamo che sarebbe stata una partita del genere. È chiaro che se la sblocchi subito poi magari diventa un altro tipo di partita. Ripeto, siamo partiti bene come ce l'avevamo detti e non si è riusciti a finalizzare delle occasioni, secondo me, abbastanza importanti. Poi è chiaro che hai rischiato sulla traversa loro, però poi non mi sembra che loro abbiano avuto altre grosse occasioni, perché comunque il palo che hanno preso era fuori gioco. È stata una partita non bella, è stata una partita in cui avevano detto prima della partita in conferenza stampa che sarebbe stata una partita del genere, condizionata molto dal caldo, perché c'era un caldo importante rispetto a uno sbalzo di temperatura abbastanza importante e niente, comunque ci teniamo a sto punto, diamo continuità, adesso sono 5 partite che comunque siamo in serie positiva, quindi guardiamo, cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno e andiamo avanti, prepariamo la prossima partita. Enrico Leo, Padovagica, tutto da Sport Mister. Ciao. Alla fine è un punto guadagnato per assurdo, sia sulla zona salvezza, in attesa chiaramente delle partite che si stanno disputando, si disputeranno tra poco, anche per assurdo sulla zona playoff. Io credo che sia importante dare continuità. Poi è chiaro che tutti volevano vincere, tutti magari pensavano che sarebbe stato più semplice vincere contro l'Ascoli, ma Ascoli come Lecco, cioè, non ci sono squadre deboli, sono squadre che lottano, soprattutto quelle che si devono salvare, mettono il coltello tra i denti, vengono qua, fanno battaglie, le partite sono queste. Poi è chiaro che non puoi pensare di avere 15 occasioni, è chiaro che nel secondo tempo abbiamo fatto poco, però le occasioni le abbiamo avute nel primo tempo, nel secondo tempo chiaramente si poteva far meglio e dovremo lavorare su questo, però come dici te, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ci teniamo il punto, abbiamo guadagnato, come dici, un punto, a parte che devono ancora giocarsi altre partite, però se i risultati sono questi, è chiaro che dispiace, perché se vincevi entravi in zona playoff, però niente, non è semplice vincere, abbiamo provato a vincere, hai rischiato di perdere un po' come tutte le partite, però cerchiamo di, è venuto fuori un pareggio, lo accettiamo e prepariamo bene la prossima partita. Diego Zilio, Mattino di Padova. Secondo tempo hai cambiato disposizione tattica inserendo una punta in più perché sembrava che Pandolfi fosse letto, diciamo, dopo i primi 20 minuti in cui invece gli aveva fatto creato problemi? O sì, ha creato problemi perché i primi 20 minuti abbiamo fatto quello che avevamo detto di fare, cioè abbiamo cercato di attaccare lo spazio e sapevamo che è una squadra che soffre molto l'attacco dello spazio. Poi secondo tempo ho voluto mettere un altro attaccante perché mi sembrava che dopo i primi 20 minuti facessimo fatica a tenere palla un po' davanti. Poi ho preferito mettere Magrassi perché è più bravo ad attaccare lo spazio, però l'abbiamo fatto in parte, l'abbiamo fatto meno e quindi sicuramente quella è la cosa da migliorare. Ciao mister, Marin Gazzettino. Allora, ti avevo proprio di fronte a me in tribuna, più di qualche volta alla fine hai aperto le braccia in segno di sconforto, secondo tempo deludente, l'hai detto anche tu, che cos'è che però ti dava fastidio, cos'è che soprattutto che non riuscivano i ragazzi a fare? Sono alcune letture che da fuori dal campo ti sembrano semplici, ma poi devi considerare che c'è la tensione della partita, c'è la stanchezza, c'è il secondo tempo, io non credo che i ragazzi non vogliano fare certe cose, poi quando sei in partita e soprattutto quando arriva la stanchezza, soprattutto con un caldo del genere, è chiaro che un po' la lucidità ti manca, quindi secondo tempo è mancata sicuramente un po' di lucidità. Io torno un attimino sulle prospettive.
in tutta sincerità, questa è una squadra da playoff? No? Ma intanto pensiamo a salvarci, che non è ancora raggiunta, per quanto la classifica sia abbastanza buona da quel punto di vista. È una squadra che ha dimostrato di essere da playoff se fa le cose che è capace di fare, che se fa le cose dove è brava a far quello. Chiaro che se poi facciamo delle cose diverse diventa una squadra più prevedibile, ecco questo. Quindi secondo me sì, l'abbiamo dimostrato se facciamo le cose che sappiamo fare. Ma certo, però ti dico, siamo a un punto perché non dovrei crederci. Però prima dobbiamo andare per gradi, prima raggiungiamo la matematica salvezza e poi vedremo dove saremo. Abbiamo visto Frare uscire parecchio dolorante, ci aggiorni un attimo su come stai e ci dici anche di Angeli che appunto non era... Ma Angeli aveva un linfonodo ingrossato e quindi aveva un po' un fastidio, no, sull'inguine, aveva un fastidio, quindi abbiamo preferito evitare di rischiarlo, insomma. Frare ha fatto una piccola distorsione al ginocchio, adesso valuteremo domani e lunedì l'entità, però insomma sembra una piccola distorsione, ecco. Sì. Eugenio Gaspari da Radio Lattemiere Ascoli. Giorno. Come si spiega, mister, la differenza di prestazione come quella offerta a Reggio Emilia e quella di oggi? Ma è chiaro che noi siamo scesi in campo per provare a vincere la partita, per fare la prestazione. Poi è chiaro che ci sono gli avversari, magari c'è... Io credo che appunto, ripeto, non è un alibi, ma il caldo credo che abbia inciso molto sulla partita. Noi siamo una squadra che dà molta intensità, che dà molta aggressività. È chiaro che poi alla lunga, quando c'è una differenza così, tipo l'altro ieri c'erano 15 gradi in meno, adesso c'è, quello credo che un po' abbia inciso sulla nostra prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Poi è chiaro che andiamo sempre in campo per cercare di vincere la partita. Oggi non ci siamo riusciti, abbiamo trovato un Ascoli comunque coriaceo, ma sapevamo che sarebbe stato così. Il rammarico è non averla sbloccata nei primi 20 minuti in cui abbiamo avuto, secondo me, tre occasioni, almeno tre occasioni importanti. Grazie. A voi. Grazie. Prova. Mister, Eugenio Gaspari, Radio Lattemiere Ascoli. Questa vittoria esterna non vuole arrivare. Come diceva lei, una partita che veniva soprattutto disputata a centrocampo con duelli e recupero delle seconde palle. L'Ascoli è stato migliore per Cittadella, che ha sofferto nei primi 5-10 minuti. Poi ai punti probabilmente l'Ascoli questa partita, anzi sicuramente avrebbe vinto, no? Perché ha creato molto più del Cittadella, però purtroppo la palla non ha voluto sentire ragioni di entrare in rete. No, ma casualmente i ragazzi hanno fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista. L'abbiamo sofferto, come detto, all'inizio. Abbiamo perso due contrasti che ci ha sbilanciato un attimino, ma poi non abbiamo concesso niente. Nel secondo tempo abbiamo tenuto per tanto tempo pallone in mano, ci è mancata quella cattiveria nella metà campo avversaria, quindi con passaggi sbagliati, scelte sbagliate nell'ultimo passaggio, che quelli fa la differenza nel calcio, no? Però l'importante è che lo spirito è quello giusto. Abbiamo combattuto lasciando pochissimo spazio a Cittadella, che non è facile contro una squadra così. E bisogna ripartire da questo. Arrivavamo primi sulle seconde palle, però poi sbagliavamo il passaggio finalizzante per mettere in condizione i nostri giocatori più avanzati. Sì, certo, ma non è facile giocare contro Cittadella, perché è una squadra che ti aggredisce, quindi ti lascia poco tempo e spazio per decidere. È normale che, soprattutto nel secondo tempo, quando loro hanno cambiato sistema di gioco, avevamo molti più spazi e abbiamo fatto degli errori nelle scelte dell'ultimo passaggio, e questo penso che poi alla fine fa la differenza. Concludo nel chiederle, oggi effettivamente abbiamo giocato con tre difensori, no? Perché come abbiamo giocato anche nelle precedenti, Zedatka e Falzerano non possiamo considerarli difensori visti che sono i braccetti esterni, no? Sta pensando eventualmente ad un cambio di modulo, passando magari a una difesa a 4 e spostando un po' più avanti Zedatka e Falzerano, che negli ultimi 20-25 no, mesi possono essere più devastanti? Sono tutte idee che passano per la testa, poi dopo è normale che bisogna provarle, non è facile. L'importante è che adesso la linea difensiva ha capito quello che noi vogliamo,
sicuramente è una considerazione che si può tenere veramente per fare qualcosa di diverso, però non è semplice. Zedarka e Falzerano effettivamente i numeri ce li hanno, no, per far male, però partendo da dietro, recuperando, facendo, spendono molte energie e poi... Sì, però quello è il loro lavoro, no? Quindi fare il quinto vuol dire avere tanta gamba, tanta corsa, quindi loro fanno bene. Sicuramente si potrebbe provare qualcos'altro, ma bisogna vedere anche le caratteristiche poi dei difensori per la difesa da 4. Senta mister, la Ternana ha vinto sorprendentemente a Cremona, però il Bari ha perso. A questo punto, vedendovi anche giocare, secondo me siete una squadra da salvezza possibile. Le chiedo, dove può essere fissata la quota salvezza? No, questo non so, io so solo che da stasera mi guardo il Modena che giochiamo la prossima partita, quindi noi guardiamo, sì, che ha cambiato allenatore, però noi guardiamo partita dopo partita cercando di trovare soluzioni ai piccoli problemi che abbiamo, no? Per rendere ancora la squadra ancora più competitiva.